Ben ritrovati tutti sulla voce di Novara. Puntuale come la più classica delle strane natalizie, è arrivato anche quest'anno il rapporto Censis sulla condizione sociale dell'Italia. Ed è un rapporto che ci fa molto riflettere, perché penso ne avrete letti delle resoconti, delle sintesi sui giornali di questi giorni, ci rivela con la forza dirompente della serietà di analisi scientifica che lo contraddistingue un dato che probabilmente è sotto gli occhi di tutti. Cioè, leggendo i modi espressivi, ciò che si vede guardandosi intorno, il rapporto ci dice che una delle caratteristiche, forse la caratteristica più saliente dell'Italia di oggi, è quella di essere diventata una nazione cattiva. È un bello schiaffo in faccia a tutti noi. L'analisi è piuttosto stringente, si dice che da una condizione di rancore, che era quella che era stata rilevata negli ultimi anni, cioè come dire, un risentimento sordo che covava un po' sotto le ceneri, si è passati, diciamo, un'espressione attiva di questo rancore nella forma della cattiveria, quindi dell'aggressività, del modo aggressivo di affrontare le situazioni e le persone. Il dato è un dato che è sotto gli occhi di tutti, perché, e mi permetto di fare un collegamento forse ardito ma nemmeno troppo, basta dare un'occhiata al dibattito che si è sviluppato negli ultimi due giorni sul nostro giornale, a partire da una questione assolutamente banale e assolutamente semplice, una questione di gusti se volete, cioè il fatto che una lettrice abbia mandato al giornale una lettera chiedendo di sollevare il tema della gradevolezza o meno della diffusione di musica natalizia sotto i portici del centro in questi giorni. Ecco, date un'occhiata al dibattito che si è sviluppato, soprattutto su Facebook, dopo la pubblicazione di questa lettera, e vi renderete conto, toccandolo proprio con mano, di che cosa vuol dire che questa Italia sia incattivita, perché lì è proprio evidente che, a partire anche da un tema assolutamente innocuo e certamente molto marginale rispetto a tanti problemi che esistono non solo nel mondo ma anche in questo nostro piccolo microcosmo di città, rispetto a tanti altri problemi questo è veramente un non problema. Eppure le reazioni sono state aggressive, non sono mancati gli insulti, ci sono stati collegamenti con la politica che non c'entrano assolutamente niente. Insomma, davvero viviamo immersi dentro un'atmosfera di cattiveria e questo è molto preoccupante, soprattutto perché, questo è l'altro dato che il Censis rileva, ma che è sotto gli occhi di tutti, perché c'è chi capitalizza questo clima in termini di consenso politico. Ma c'è un problema, che spesso per capitalizzarlo deve fare promesse roboanti che poi diventa davvero difficile mantenere. E allora diventa preoccupante guardare all'orizzonte, perché se da un lato abbiamo una società che è diventata cattiva e aggressiva, dall'altra parte abbiamo una politica che prova ad approfittarsi di tutto questo, ma che poi non riesce, o almeno non sembra riuscire, a dare uno sbocco reale, concreto, alle promesse che fa. E allora c'è veramente di che preoccuparsi, c'è da guardare certamente alle radici del problema e c'è da immaginare per tutti, non soltanto per chi fa politica, un percorso di rifondazione dello stare insieme, delle ragioni della coesistenza dentro questa comunità che chiamiamo Italia. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.